Una, guarda qua, scacco matto. Faccio questo. Ecco, vedi, tutta la roba, vai. Sta fa guardaroba. Dalla finestra scende di tutto, vestiti, giornali, sedie, il quartiere è sotto scacco, mentre le trattative procedono serrate. Il negoziatore incaricato dei carabinieri sta dialogando con l'uomo in evidente stato di alterazione nel tentativo di convincerlo a desistere dalle proprie intenzioni. Ci ha provato anche il fratello, che è stato fatto entrare nell'abitazione senza successo, mentre sul posto sono arrivate le forze speciali di primo intervento dell'arma pronte ad intervenire. Era un bravo ragazzo. Fino adesso era un bravo ragazzo, poi che ha cambiato, non lo so, ha studiato, ha dato sempre il motivo di bontà, di cose. Quello che è successo non si sa, perché il cervello umano ogni tanto cambia. La tensione è altissima ad Ostia. L'uomo, un italiano di 59 anni, già noto alle forze dell'ordine, pare con problemi mentali, si è barricato nel suo appartamento in piazza Gasparri, minacciando di far esplodere con una bombola del gas la palazzina di 5 piani, che è stata evacuata. 40 le persone messe in sicurezza. Sì, a me mi hanno detto scendete, scendete, sono dovuta andare a vestirmi pure a casa della amica mia. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco con l'autoscala, che hanno chiuso tutte le utenze della zona, la polizia locale di Roma Capitale. Per permettere i soccorsi sono stati deviati anche gli autobus dell'ATAC. Il 59enne più volte ha continuato ad urlare di avere armi in casa, molotov e bombole del gas. Tutti elementi da accertare, considerando le condizioni dell'uomo.